Grazie, Meo. Oltre ai confini su Facebook, mentre aspettiamo di tornare anche in diretta audio, mancano 2 minuti per tornare sulle nostre frequenze. Abbiamo con noi Rosario, ciao Rosario, piacere, siamo in diretta Facebook in questo momento. Rosario, Oltre il confine, un titolo fantastico per questo Salone del Libro che riguarda anche l'iniziativa per cui tu sei qua. Sì, io oggi sono qui come editore della Marotte Caffiere Editori, è una casa editrice di Scampia. Noi nasciamo da un fatto luttuoso, perché nel 2004 un nostro parente, un ragazzo disabile di 25 anni, è stato ucciso durante un conflitto a fuoco tra i scissionisti e i Di Lauro. Per questo abbiamo deciso di restare nel quartiere e di provare a lavorare attraverso la cultura fondando una casa editrice. E oltre il confine per noi significa anche uscire fuori dal quartiere, da quel muro di cinta che spesso avvolge mentalmente i nostri ragazzi. E quindi la casa editrice è un pretesto per provare a spacciare i libri. Certo. Lo spazio dei libri mi piace, anche il titolo del vostro stand, Piazza di Spaccio di Libri, tra poco ne parleremo anche in diretta radio. Ti ringrazio veramente per essere con noi, hai un libro, hai un prodotto che mai mi sarei aspettato di trovare, e sono curioso e sono veramente contento di poterne parlare sulle nostre frequenze. Vedo che conosci già me, avete avuto modo di confrontarvi poco fa. Siamo sempre su Facebook, tra poco anche sulle nostre frequenze FM, aspettiamo il via di Billo. Seguiteci su Facebook, andate a cliccare mi piace sulla pagina della Marotta e Caffiero Editore. Marotta e Caffiero Editore. 10 secondi al lancio in radio, rimanete con noi. Ma ho visto che vendete anche prodotti, marmellate, eccetera, ne parliamo. Oltre il confine, e non è solo il titolo, il sottotitolo di questo Salone del Libro, della 30ª edizione della kermesse più importante d'Italia qui a Lingotto, ma Oltre il confine può essere anche il motto, uno dei motti che riguarda l'iniziativa di Rosario, che abbiamo il piacere di avere con noi da Napoli, da Scampia, qui a Lingotto. Ciao Rosario. Salve a tutti. Stavamo dicendo Oltre il confine, Rosario, mai titolo può essere più azzeccato per la vostra iniziativa, per quello che promuovete qui al Salone. Sì, noi siamo della Marotte Caffiere Editori, una casa editrice di Scampia, nata in memoria di Antonio Landieri, un ragazzo disabile di 25 anni che ha perso la vita durante un conflitto a fuoco tra gli scissionisti e i Di Lauro, ed era un nostro parente. Noi abbiamo deciso di restare e di provare a cambiare il quartiere lavorando, aprendo una piazza di spaccio di libri. Bellissimo. E anche il titolo dello stand, che proprio qua vicino a noi, vicino allo stand dell'Arcaudiana, padiglione 2, corridoio M, una piazza di spaccio di libri a Scampia. Una delle sfide più grandi, credo, della tua carriera finora, vero Rosario? Sì, noi abbiamo provato a fare anche libri particolari, tutti i nostri libri sono stampati su carta riciclata certificata, inchiostri non inquinanti, colle senza plastificanti, abbiamo un calmario dei prezzi, pubblichiamo libri in Creative Commons, quindi sono fotocopiabili al 100% ad uso didattico. Proviamo a fare innovazione partendo dal nostro territorio. Hai un libro in mano che è uno dei libri che potete trovare allo stand qui a Lingotto, Fiori d'Agave. L'agave è una pianta straordinaria, è un fiore che fa un solo fiore nella vita, e questo fiore però è il fiore più grande del mondo, ed è l'augurio che noi facciamo ai nostri ragazzi che collaborano con noi, quello di impegnarsi anche una vita intera ma per fare una cosa straordinaria. Questo libro parla del dopoguerra, di come a Scampia stanno cambiando le cose. Fiori d'agave, storie di straordinaria Scampia, Rosario Esposito La Rossa, bella anche la frase di Karen Blixen in quarto di copertina. La cura per ogni cosa è l'acqua salata, sudore, lacrime o il mare. Rosario, io ti ringrazio, ma a proposito di liquido, io hai un prodotto in mano che mai mi sarei aspettato nel vostro stand. Hai voglia di raccontarci ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Sì, noi amiamo molto gli alberi, il verde, i gelsi da carta sono degli alberi bellissimi che tra l'altro crescono anche sul nostro Vesuvio. Noi invece di abbatterli ne abbiamo fatto un profumo, e quindi portiamo avanti questo motto: non abbattiamo gli alberi ma facciamone profumi con i gelsi da carta del Vesuvio. Bellissimo, io sono curioso di sentire il profumo. Scusate un attimo, so che non è molto radiofonico ma è buonissimo. Molto delicato, si trova allo stand? Assolutamente, oli idratanti, ipoallergenico, tutte quelle che volete. Dimmi il primo libro che ti viene in mente, che consiglieresti a tutti, Rosario? Sì. A parte i tuoi? No, certo, a parte i miei, io amo tantissimo il GGG, che è un libro per bambini di Dal, ma ha tanto da raccontare anche agli adulti. Rosario Esposito La Rossa, qui per il nostro contributo, Radio Beckwith, Salone del Libro. Buon lavoro e a presto, Rosario. Ciao. A voi, ciao. Cioè fai tu, così la mandi a Scali o lo faccio io? Lo fanno occhio.
abbiamo il monitoraggio di quello che stiamo facendo. Non importa, noi abbiamo un maledetto. Esatto. Questo te lo lascio molto volentieri. Il nostro materiale è un piacere di darti. C'è il riflesso? Grazie, Rosario. No, poi vengo a trovarvi sicuramente. Assolutamente. Grazie. Ciao, ragazzi, buon lavoro, ciao, a presto. Stop. Che ora è, sì?